Grazie Presidente, grazie ai colleghi presenti in aula, all'assessore. L'obiettivo di questa delibera che approda oggi in Assemblea Capitolina è fondamentalmente quello di garantire agli alunni con disabilità la centralità che gli spetta nel sistema scolastico, contribuendo di fatto al pieno rispetto del loro diritto costituzionale all'istruzione, mettendo ordine nell'ambito delle prassi e delle norme comunali di Roma Capitale e uniformando i livelli quantitativi e qualitativi del servizio educativo per l'autonomia. Questa delibera propone per la prima volta a Roma Capitale un regolamento, quindi, che disciplini il ruolo degli operatori, cosiddetti AEC, e spero da oggi in poi OEPA, cioè Operatori Educativi per l'Autonomia Scolastica, un cambio di acronimo che non è solo forma ma è anche sostanza. Questa delibera arriva in aula dopo un percorso articolato, molto partecipato, nel quale sono stati coinvolti un po' tutti gli attori, dalle famiglie, le consulte per la disabilità cittadina e municipali, assessori municipali, consiglieri municipali, l'assessore, la nostra assessora e il suo staff, gli uffici. Un percorso dunque molto interessante, credo per la prima volta realizzato in questa città. Di fatto questo regolamento, che poi recepisce nell'emendamento che illustreremo dopo nel corso di questa assemblea, una serie di osservazioni interessanti che sono emerse e che hanno contribuito a migliorarne la forma e la sostanza, è incardinato su alcuni principi fondamentali. Primo tra questi è riportare l'alunno con disabilità al centro del servizio, perché come spesso dice, mi pregio di nominarlo perché è una persona comunque che stimo, il Presidente della Consulta cittadina Gialloreti, questo servizio esiste perché ci sono gli alunni con disabilità, quindi dobbiamo partire da loro. E quindi in base a questo noi abbiamo stabilito in questo regolamento che le ore di servizio vengano assegnate a livello individuale all'alunno, ovviamente conferite alla scuola che poi dovrà necessariamente ottimizzare e organizzare al meglio il servizio. Ma in questo modo garantiamo il diritto individuale per l'autonomia scolastica, nel contempo però salvaguardando la flessibilità del servizio, perché è giusto che ci sia. Un altro principio importante che purtroppo nel corso dei decenni si è andato, diciamo così, a sfumare sul territorio di Roma Capitale è l'uniformità del servizio, sia per quanto attiene le modalità di assegnazione delle ore, sia per quanto attiene le caratteristiche stesse del servizio. Non è ammissibile che su Roma Capitale abbiamo un municipio in cui ci sono 5-6 ore a settimana per medie per un bambino e in un altro ce n'erano 20-25. Questa cosa va assolutamente resettata e con urgenza e l'abbiamo già cominciato a fare. Dunque è necessario anche perseguire l'equo diritto all'istruzione attraverso un'equa distribuzione delle risorse ai municipi e questo regolamento va a articolare anche il processo attraverso il quale i municipi, congiuntamente con il Dipartimento per le politiche educative, formula le
esigenze quantitative e qualitative del servizio. Per fare questo era importante cominciare anche a stabilire una volta e per tutte dove ricade la responsabilità del coordinamento del servizio stesso. Noi riteniamo, così come abbiamo già espresso come amministrazione, che i servizi e con esse le specificità connesse debbano rientrare nel portafoglio di attività del Dipartimento, della struttura capitolina che ne ha le prerogative, in questo caso il Dipartimento delle Politiche Educative, che ovviamente poi a cascata si coordina con le direzioni socio-educative dei municipi. L'altro aspetto quindi che abbiamo normato e regolamentato è quello delle modalità di selezione dell'organismo, modalità che ancora una volta erano diverse da municipio a municipio, e quindi abbiamo previsto la necessità di accentrare queste procedure in una maniera che consentano quindi di dispiegare degli effetti di uniformità su tutto il territorio. Abbiamo previsto un'altra cosa importante, che è un sistema di monitoraggio, di controllo e un sistema sanzionatorio per quanto riguarda le inadempienze contrattuali, un sistema di monitoraggio che vede la partecipazione e deve vedere la partecipazione di tutti gli attori coinvolti, primis le famiglie, con lo scopo di arrivare a creare un sistema, di un meccanismo di feedback, di ricognizione del servizio che consenta di avere un miglioramento continuo del servizio stesso. Il sistema sanzionatorio, che comunque è già previsto dal punto di vista della contrattualistica, noi abbiamo voluto rinforzare un aspetto importante, che il sistema sanzionatorio deve essere necessariamente proporzionale e anche progressivo rispetto alle inadempienze contrattuali, quindi significa che non ci deve essere convenienza per l'organismo affidatario del servizio ad infrangere le regole contrattuali, quindi la sanzione deve essere più importante del possibile risparmio, tra virgolette, nel non adempiere al contratto. In tutto questo abbiamo parlato degli alunni, ma è importante anche sottolineare il ruolo di una figura che è diventata davvero cruciale e importante, che è la figura dell'operatore, dei lavoratori. Ovviamente questo regolamento non si propone di andare ad aggiustare tutti quegli aspetti che sono propri invece dell'istituzione scolastica. Qua parliamo soltanto di regolamentare un servizio che è attribuito alle competenze dell'ente locale, quindi come tale l'ambito di azione dell'amministrazione su questo è tutto sommato limitata, però abbiamo voluto comunque enfatizzare il ruolo degli operatori e crediamo molto nel fatto che occorre puntare sulla professionalità di questi lavoratori, e quindi nei limiti delle competenze dell'ente locale riteniamo di dover garantire i diritti fondamentali dei lavoratori, e lo facciamo attraverso intanto un chiarimento importante che è necessario, forse potrebbe sembrare ridondante, ma il ruolo di questi operatori è ben distinto, anche se a completamento, di tutte le altre figure che ruotano all'interno della scuola intorno agli alunni, quindi rispetto agli educatori curriculari o di sostegno e rispetto al personale ATA. E in secondo luogo abbiamo ritenuto opportuno definire anche dei requisiti curriculari dei lavoratori che si apprestano in questa sfida, perché ogni bambino, ogni alunno con disabilità nasconde in sé una sfida enorme, che non è solo insita nella disabilità stessa, ma è anche nel contesto sociale che viviamo
ogni giorno. Ed è proprio questo che questa amministrazione sta cercando di fare. Questo regolamento che arriva oggi in aula è un tassello delle misure che noi intendiamo apportare affinché l'inclusione sociale non sia soltanto un'espressione formale, ma diventi una realtà di questa città. Grazie.